Sì, oggi abbiamo incontrato il vicepresidente della regione, l'onorevole Mariella Lobello, che è riuscita a contattare il Tripi, che ha dato una disponibilità a incontrare la regione Sicilia il giorno 31 di aprile. È un piccolo passo in avanti che ci consente di, diciamo, valorizzare questa protesta. Il sindacato unitariamente ha ribadito all'assessore che se vogliamo tenere in piedi questi posti di lavoro dobbiamo avere la capacità di incidere sui committenti, che sono quelli che hanno le leve per tenere in piedi la tenuta sociale di questi 1600 posti di lavoro. Tripi deve accettare gli ammortizzatori sociali e deve cambiare impostazione accettando un confronto con l'organizzazione sindacale. Giorno 30 al 90% si farà il primo incontro di procedura a livello nazionale, quindi 30 e 31 sono due date utili all'avanzamento dell'avvertenza. Ci siamo lasciati con l'assessore che il 31 pomeriggio alle 7, alle 19 saremo ricevuti presso il suo assessorato, dove ci darà gli aggiornamenti dell'incontro che alle ore 13 farà con l'azienda Almaviva. È chiaro che noi abbiamo ribadito che se Tripi ha deciso di non investire più su questa realtà, è utile che si valuti anche l'opportunità di trovare altri soggetti imprenditoriali che sono disposti a mantenere questa occupazione. A noi l'unico risultato che ci sta a cuore chiaramente è la tenuta di tutti i 1680 lavoratori, tutte le altre cose, insomma, per noi sono assolutamente secondarie.